Riassunto delle puntate precedenti. Due coppie di amici sono a pranzo insieme in un agriturismo piemontese. L'americana Sally è vegetariana. Di astemia. Simone finge di condividere la sua sensibilità per conquistarla. Peppe invece è una buona forchetta. Ma sua moglie Caterina è molto preoccupata per la sua salute. Su Il Sicario, agenzia investigativa di Spinetta Marengo. Per informazioni, restate a casa, veniamo noi. Radio Illegale. Per chi vuole essere anticonformista, come tutti gli altri. Combinazione legumi e cereali è la migliore per tutti perché è ricca di proteine vegetali. Anche tu ti intendi di alimentazione vegetariana, quindi? Oh, ecco, ti dirò, come tutti coloro che praticano sport a un certo livello, ho sempre fatto molta attenzione a quello che mangiavo. Certo, però, che per avere delle prestazioni, come dire, consistenti, è necessario che noi si ingurgiti una certa quantità di proteine nobili e quindi di origine animale, sai, per permettere ai muscoli di crescere, costruirsi, diventare tonici, no? Però anche il discorso etico e di rispetto per gli animali è sempre stato imprescindibile per me. E quindi, da qualche tempo, sto studiando un'alimentazione di combinazioni vegetali e integratori per ridurre il consumo di carne senza che le mie prestazioni si afflosciano. Oh, tutto bene, eh? Tutto a posto? Ehi, a posto? Beppe, tutto bene? Tutto bene? Sì, non dammi attacco sulle spalle, stai fermo! Sì. Non volevo far afflosciare! Peppe, guarda! Hai fatto un disastro! Hai rovesciato tutto! Vabbè, dai! Peppe, guarda! Però senti, questo incidente è stato provvidenziale, perché tu questo risotto è meglio che non lo mangi, perché sei diabetico. Ma no, io non sono diabetico, ma cosa stai dicendo? Ma non ti ricordi? L'altro giorno il dottore con gli esami del sangue ci ha detto che ti è salita la glicemia. Eh sì, però il dottore non ha detto che sono diabetico. Il dottore ha detto che sei sulla strada per diventarlo. No, non ha detto nemmeno questo. Il dottore ha parlato di dieta preventiva. Ma no, invece la paniscia rimane qui. Peppe, devi darti una regolata, non sei più un ragazzino. Senti, io sto benissimo così come sono e non devo dimagrire. Sei tu che gli metti sempre in bocca le tue paure al dottore, lo costringi a mettermi a dieta. No, io mi preoccupo per te perché ti voglio bene, sei tu che non lo capisci. Sì, è per il mio bene e continuerò a non capirlo. Basta. Oh. L'anno scorso si era inventata la storia che non potevo mangiare le uova. Poi l'intolleranza al lattosio, poi la celiachia, su. Ma io voglio mangiare questo benedetto risotto, basta. Per aiutare il nostro amico faremo una rinuncia anche noi. Sei d'accordo, Simon? No, ma perché? No, sì, certo. Marisa, ritiri pure i piatti, per piacere. Fine della 720ª puntata.